sono di ritorno dal carico di 50.000 mascherine. La sinergia ottenuta grazie all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, al Calcit e all'azienda ospedaliera Sud-Est ha portato un risultato ad un obiettivo concreto. 50.000 FFP2 invaderanno i nostri reparti e soprattutto daranno sicurezza ai nostri operatori che lavoreranno in prima linea per combattere questo virus. Ancora un'importante donazione al personale sanitario. Arezzo continua infatti a rispondere all'emergenza coronavirus, in questo caso con la consegna di 50.000 mascherine FFP2 acquistate dal Calcit e dalla ASL Toscana Sud-Est, anche grazie al contributo dei tanti cittadini che hanno aderito alla campagna Dona una mascherina, ideata dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche e dal Comitato Aretino. Sono mascherine FFP2 va a tutto il personale che opera in area Covid. Il fabbisogno quotidiano cresce evidentemente in rapporto ai malati che abbiamo in questo momento. Di solito è una mascherina FFP2 va a turno di lavoro. Queste mascherine andranno a tutti i collaboratori e a tutti gli operatori che in questo momento stanno affrontando questa emergenza, e devo dire che queste donazioni sono arrivate sia da tantissimi cittadini, sia da imprenditori locali, ma soprattutto anche dagli operatori stessi. Ringrazio la storica infermiera del San Donato che ha dato un grandissimo contributo. Le nostre 25.000 sono praticamente in questo caso messe da una parte per poter sostituire via le esigenze quotidiane, nel tal caso li dobbiamo razionalizzare per i giorni per il fabbisogno dell'ospedale di Arezzo. Questo è il grande cuore dei nostri cittadini, della provincia di Arezzo, ma di tutta la regione. Io davvero sono qua a nome dell'assessore Saccardi per ringraziare tutte le persone che hanno voluto dare qualcosa di sé per mettere in protezione le persone.